Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel piccolo parlatorio che racconta tutta la semplicità di questo convento, ma allo stesso tempo anche un luogo prezioso dove Padre Pio qui incontrava tante persone, forestieri, ecco, coloro che venivano anche da Roma, i frati che incontrava. E qui vogliamo raccontarvi oggi anche qualcosa che accadeva però anni prima, qualcosa che accadeva a Pietrelcina, nella sua cara Pietrelcina. Ci aiuta Padre Pio Capuano con Padre Pio, come in una fiaba, tra sogno e realtà. Padre Pio ha fatto un ottimo lavoro, ha raccolto tante situazioni, tanti racconti storici, analizzando in questo libro tanti aspetti della vita di Padre Pio, interessante da questo punto di vista, e racconta anche di un tentativo di furto. Ci fu un vero e proprio tentativo di furto di quelli che erano gli oggetti che appartenevano a Padre Pio. La famiglia Forgione aveva dato l'incombenza a Silvio Scocca, figlio di Mercurio, di lavorare anche le loro terre a Piana Romana. Orbene, tutte le volte che Silvio si recava a San Giovanni Rotondo veniva sempre accolto cordialmente da Padre Pio, che amava ricordare, come sappiamo, persone, luoghi di Pietrelcina. Pietrelcina ce l'ho tutta nel mio cuore, salutatemi la Morgia. Una sera però il discorso, in modo particolare, cade su Piana Romana. Padre Pio domandò: nella masseria sono conservati tutti gli attrezzi? E la vigna come sta? Al termine di essa ci sono due pietre, una più grande, inamovibile, e l'altra più piccola. Erano il mio seggiolone, racconta Padre Pio. Di là vedevo spuntare e calare il sole. Dopo questo colloquio, avvenuto nel marzo del 1959, Silvio è tornato a Piana Romana in una bella giornata, lavorando proprio vicino a quelle pietre. Ricorda la storia di Padre Pio, ricorda quello che diceva Padre Pio, e allora mise gli occhi su quella pietra. E gli venne così la tentazione di trasportarla a casa sua, distante appena un centinaio di metri, proprio per tenerla come un ricordo personale. L'operazione però fallì perché la catena attorcigliata attorno alla pietra, poi tirata dal trattore, si spezzava. E questo è accaduto più di una volta. Silvio allora rimase persuaso che non voleva che la portasse a casa sua. Silvio torna a San Giovanni Rotondo dopo circa 5 mesi. Padre Pio lo porta nella cella numero 5 e, dopo avergli chiesto se in famiglia stavano tutti bene, all'improvviso esclama: Lazzarone, gli oggetti che tieni in consegna ci sono tutti o no? Dimmi la verità. E Silvio rispose: tutti, padre, ci sono tutti. Volevo solo quella pietra per mio ricordo, ma si spezzò la catena. E Padre Pio: lascia stare dove si trova. E adesso tutte e due le pietre, la grande e la piccola, stanno lì, protette da una rete metallica, a ricordo della presenza di Padre Pio.